ritrovati con la nostra informazione. È in programma per domani lo sciopero generale di 8 ore proclamato da CGIL e UIL. La CISL non ha aderito. Riguarderà tutti i settori, dalla scuola ai trasporti, dalla sanità agli uffici pubblici. Sono 54 le manifestazioni organizzate dalle due confederazioni in tutta Italia, di cui 10 regionali, 5 interprovinciali e 39 territoriali. Ad Alessandria l'amministrazione comunale fa sapere che per l'intera giornata di domani resteranno chiusi tutti i nidi di infanzia comunale, Arcobaleno, Micca, Spinetta e Trucco, e le scuole comunali dell'infanzia Carducci e Cascina Grossa. Resteranno invece aperte le scuole comunali dell'infanzia Campi, Micca, Santa Rosa, San Michele e Spinetta Marengo, ma a seguito dell'adesione allo sciopero anche da parte della ditta Aristor SRL che fornisce i pasti, presso tali strutture non sarà garantita la somministrazione del pranzo e della merenda. Pertanto le scuole chiuderanno alle ore 12.30 e riapriranno alle 14.30. Torniamo su Rimborsopoli. Ha raggiunto il 1.700.000 euro la somma degli indennizi versati nelle ultime settimane alla Regione Piemonte dai consiglieri indagati nel primo filone d'inchiesta sui rimborsi. Il processo, che riguarda 25 posizioni, fra cui quella dell'ex governatore Roberto Cota, riprenderà a Torino il 26 gennaio. Domani, sempre a Palazzo di Giustizia, si terrà l'udienza preliminare per il secondo filone del procedimento, che riguarda altri 10 indagati. Molti di loro sceglieranno il rito abbreviato. Sentiamo Carla Ruffino. La decisione è presa alla vigilia dell'udienza preliminare di domani. Aldo Reschigna ha annunciato che si farà giudicare con rito abbreviato per la vicenda Rimborsopoli, e come lui faranno anche tutti gli altri esponenti politici, per cui a ottobre è stata disposta l'imputazione coatta per peculato. Il vicepresidente della giunta regionale, all'epoca dei fatti capogruppo del PD in consiglio regionale, ha concordato la strategia con i compagni di partito Davide Gariglio, Stefano Lepri, ora capogruppo PD in Senato, e Angela Motta. Ho troppo rispetto per le istituzioni, ha spiegato Reschigna, per permettermi di attendere mesi prima che la situazione si chiarisca. Preferisco un giudizio in tempi ristretti, qualunque esso sia. Una scelta condivisa anche dall'altro componente della giunta Chiamparino, Monica Cerutti, di SEL, per cui la procura aveva chiesto l'archiviazione, respinta però dal GIP Roberto Ruscello, che ha imposto l'imputazione. Sono orientati a chiedere rito abbreviato, la domanda sarà formalizzata domani davanti al GUP Daniela Rispoli, anche Leonora Artesio della Federazione della Sinistra e gli esponenti di centrodestra Gianluca Vignale e Giampiero Leo, oltre a Fabrizio Comba. I fatti oggetto dell'inchiesta, lo ricordiamo, risalgono agli anni 2010-2012, l'ipotesi accusatoria è che i politici abbiano usato i fondi pubblici riservati ai gruppi consigliari per scopi non riconducibili all'attività istituzionale, principalmente pranzi e cene. Convinti che le carte dell'inchiesta e le testimonianze rese nuovamente nei giorni scorsi davanti ai magistrati dimostrino la loro buona fede, gli ex consiglieri sperano, scegliendo il rito alternativo, di mettere fine il prima possibile a una vicenda che pesa come un macigno soprattutto su chi riveste ancora ruoli pubblici, e al tempo stesso evitare di andare a processo insieme agli imputati della prima tranche dell'inchiesta, tra cui l'ex governatore del Piemonte Roberto Cota. Naturalmente in tempi rapidi potrebbe arrivare anche un'eventuale condanna che, inutile dirlo, per Reschigna, Cerutti e Gariglio avrebbe conseguenze molto gravi. Cambiamo argomento. Omar Favaro, finito in carcere per il duplice delitto di Novi Ligure, è tornato insieme al padre davanti ai giudici per violenza privata e lesioni. Emma Camagna. Omar Favaro, il giovane che il 21 gennaio 2001 a Novi, dove abitava, uccise con la fidanzatina Erika Denardo la madre e il fratellino della ragazza, è tornato davanti ai giudici con il padre Maurizio. La vicenda è infinitamente più modesta, ma di competenza del tribunale. I due sono sotto processo ad Acqui, difesi da Lorenzo Repetti, per violenza privata e lesioni. A denunciarli un giornalista freelance milanese che intendeva
intervistare Omar quando nell'aprile 2011, scontata la pena per il duplice delitto, faceva il barista in un locale di acque. Per l'accusa padre e figlio reagirono contrariati e il giornalista segnalò poi di essere stato picchiato e minacciato. Entrambi negano, la parte offesa chiamata a deporre ha detto di essere stata percossa da più persone, Maurizio Favaro compreso. Era stato lui, insieme ad Omar, a chiamare i carabinieri, esasperato per quell'assedio mediatico. C'era anche un fotografo. Ma i due hanno però escluso qualsiasi violenza. Si torna in aula il 14 maggio 2015. Stupore e sconcerto per l'arresto delle due guardie giurate coinvolte in una serie di furti commessi nel Tortonese. Ce ne parla Franco Capone. Erano due insospettabili guardie giurate, addette ad evitare furti, rapine e saccheggi di abitazione e negozi. Ed invece erano proprio loro a dare la dritta ad una banda di ladri per agire indisturbati nel Tortonese e in altre località per portare a compimento reati contro il patrimonio. Persino i carabinieri, quando li hanno arrestati, trovarsi manette due guardie giurate, sono rimasti sorpresi. Lo ha detto il capitano Roberto Chiozzi, comandante della compagnia di Tortona, nel corso della conferenza stampa che si è svolta al comando provinciale Carabinieri di Alessandria. Le guardie giurate erano due talpe. Nel mirino dei militari sono finiti un operaio romeno di 46 anni residente a Valenza ed un autotrasportatore albanese di 47 anni abitante a Casale. Nel proseguo delle indagini, i carabinieri hanno accertato che i due stranieri, il rumeno Dan Bey di 46 anni di Valenza e l'albanese Shender Meta, 47 anni di Casale, con la complicità delle due guardie giurate, Riccardo Moretti, 47 anni di Alessandria, e Pierpaolo Calzato, 45 anni di Biguzzolo, erano proprio loro a compiere indisturbatamente furti in negozi, abitazioni, ristoranti ed in altri esercizi pubblici della zona. Per ogni colpo messo a segno, è stato detto, le due guardie giurate percepivano un compenso di 100 euro a testa. Inoltre una delle due guardie, oltre a essere denunciata per favoreggiamento e per reati contro il patrimonio, furti ed altro, è stata denunciata anche per omessa custodia della pistola in dotazione. Aveva lasciato l'arma in macchina per aiutare i ladri a scaricare un furgone con la refurtiva, poi tutta recuperata dai carabinieri. Ieri sono stati sentiti dal magistrato, dal giudice Aldo Turone, che ha convalidato gli arresti nei confronti dei quattro e li ha rimessi tutti in libertà in attesa dello svolgimento del processo che è stato fissato per il 12 ottobre del prossimo anno. È polemica ad Alessandria sulla pista di pattinaggio installata dall'amministrazione comunale davanti al Palazzo delle Poste. Sentiamo la posizione del sindaco Rita Rossa, che risponde a commercianti e cittadini che si lamentano per questa novità. La scelta di aggiungere un'attrazione, un'attrattività alle iniziative, le tante iniziative che l'assessorato del commercio ha curato per questo Natale 2014, ha una ragione nel fatto che Piazza della Libertà è un punto di snodo, è un punto nel quale un elemento che può creare aggregazione, che può portare famiglie e ragazzi, può essere utile all'asse commerciale di Corso Roma e all'asse commerciale di Via Dante. Qualsiasi altra collocazione avrebbe penalizzato o Via Dante o Corso Roma. Se l'avessimo messa nei pressi di Piazza Genova o altre zone limitrofe, probabilmente sarebbe stata tagliata da questa opportunità l'asse commerciale di Via dei Martiri, Corso Roma, Via Milano. Dopodiché il punto centrale è che l'accessibilità alla piazza non è negato, è reso più fluido, i vigili saranno costantemente presenti a monitorare la situazione, ci sono tutte le organizzazioni viabilistiche in modo da non creare situazioni di difficoltà, non è quel tratto di strada che peraltro avrà quattro posti auto che inficia la possibilità di arrivare in Piazza della Libertà. Al contrario, noi ci attendiamo che insieme alle casette che creano un po' un villaggio natalizio ci sia un'attrazione che possa portare gente. Peraltro
altro. I prezzi di affitto delle attrezzature per pattinare saranno accessibili. È un'occasione per fornire anche un motivo di svago ai ragazzi e non solo ai bambini, con le tante iniziative che l'assessore al commercio e alla cultura hanno curato per questo Natale. Dopodiché le polemiche mi sembrano molto strumentali, innanzitutto perché della sicurezza dell'affitto di questa pista non potevamo utilizzare quella dei giardini perché è ferma da anni, da molti anni, e quindi è inservibile. Ne abbiamo avuto notizia solo nella giornata di martedì, e quindi non poteva essere comunicato da parte dell'assessore in una sorta di condivisione che c'è stata su tutto. Sul resto, ma quando si dice mancanza di progettualità e mancanza di idee, noi vorremmo poterci confrontare su questo, dicendo sin da subito che noi non abbiamo intenzione di chiudere, abbiamo intenzione di regolamentare la fruibilità delle vie del centro, di renderle più vivibili, di mettere insieme gli interessi del commercio, dei commercianti e dei cittadini. Abbiamo intenzione di creare parcheggi, perché abbiamo messo nel piano triennale delle opere il multipiano in piazza Gobetti, realizzeremo il parcheggio di 100 posti in fondo alla GIL, siamo disponibili ed aperti a capire come confrontarci per recuperare appieno la funzionalità di piazza Garibaldi senza penalizzare il mercato nella sua collocazione, anzi rivitalizzarlo. Le idee, abbiamo, l'assessore del commercio ha lavorato a recuperare 850.000 euro di risorse per un bando che può servire alla startup di imprese e anche di imprese commerciali. Non mi sembra che ci sia stato un grande affastellarsi di confronti, magari anche critici, da parte delle associazioni di categoria. Cambiamo argomento, è stato presentato ieri a Palazzo Lascaris a Torino in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani il rapporto 2014 di Nessuno Tocchi Caino sulla pena di morte. La prossima settimana, fra l'altro, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite voterà la nuova risoluzione sulla moratoria universale della pena capitale. Sentiamo allora qual è la situazione oggi nel mondo dalle parole di Elisabetta Zamparutti, che è dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. Continuano ad aumentare i paesi che a vario titolo hanno abolito la pena di morte, sono ormai 161, e si riducono quelli che la praticano, e si riduce anche il numero delle esecuzioni, in particolare per i passi compiuti dalla Cina, che dalle circa 10.000 esecuzioni del 2006 è scesa l'anno scorso a 2.400 esecuzioni. Sono molto preoccupanti però gli aumenti del numero delle esecuzioni che abbiamo registrato soprattutto in Iran e in Iraq. In particolare l'Iran ha dalla presidenza Rouhani dell'estate del 2013 ad oggi superato le 1.000 esecuzioni, un record assoluto che ci deve anche far riflettere su questo paese e su che cosa implica per l'intera situazione medio orientale. Per quanto riguarda gli Stati Uniti le esecuzioni stanno calando, ma aumenta il velo di segretezza che copre le procedure dell'iniezione letale, e che aumenti la segretezza anche delle procedure legate alle esecuzioni è un connotato che abbiamo registrato anche in altri paesi cosiddetti democratici, come l'India, il Giappone o l'Indonesia. È dunque qualcosa che deve portarci a riflettere anche su quello che sta accadendo nelle cosiddette democrazie. Ed ora parliamo di lotta alla violenza alle donne e di una proposta, come sentirete tra poco, rivolta agli uomini. Aprire uno sportello di ascolto per uomini autori di violenza è la proposta dello Zonta Club Alessandria e subcomitato United Nations Women, che nell'ambito delle iniziative svoltesi contro i maltrattamenti alle donne ha affrontato l'argomento per la prima volta in provincia di Alessandria anche da un altro punto di vista. Prevenire la brutalità sulle donne significa andare all'origine del problema per dare risposte alle vittime di ogni forma di violenza, fisica, psicologica, economica. I due sodalizi hanno presentato nel corso dell'incontro L'Orco si svela l'esperienza della Onlus Cerchio degli Uomini, che dal 2009 ha aperto a Torino lo sportello di ascolto per il disagio maschile. Il fondatore, Roberto Poggi, ha evidenziato che in questi anni i volontari di questo sodalizio hanno ricevuto centinaia di richieste, di cui 200 sono andate oltre il primo approccio, la telefonata. Di queste 60 nell'ultimo anno.
anno. Gli uomini che prendono coscienza del loro disagio sono in aumento. Il percorso di recupero è lungo, dai 6 mesi ai 2-3 anni, ma anche coloro che non procedono fino in fondo con l'aiuto del cerchio degli uomini ottengono buoni risultati e non sfogano più il loro malessere in famiglia. Il cambio di cultura, la consapevolezza, intervengono perché accompagnati da confronti, ascolto, accoglienza. Zonta e UN Women hanno richiamato l'attenzione di tutti i protagonisti del protocollo di accordo antiviolenza della provincia, molti dei quali hanno partecipato all'incontro patrocinato dal comune di Alessandria. Il numero di emergenza antiviolenza, lo ricordiamo, è 1522. Serata di prevenzione in vista degli eventi alluvionali che possono tornare a ripetersi sul territorio, l'ha organizzata il comune di Arquata Scrivia. Enrico Maria. L'amministrazione comunale di Arquata Scrivia, a seguito dei ripetuti eventi alluvionali che hanno colpito il territorio, ha organizzato per cittadini e amministratori una serata per capire i comportamenti corretti e di buonsenso atti a contrastare, per quanto possibile, nuove alluvioni. Il tutto mettendo in discussione, dal punto di vista tecnico, certi rimedi e luoghi comuni che hanno reso più vulnerabile il territorio. L'incontro, dal titolo Fiumi e dissesto idrogeologico, analisi delle cause e proposte di intervento, si terrà ad Arquata in municipio venerdì 12. All'iniziativa interverrà Piero Mandarino, critico del territorio, che tratterà il tema della gestione dei corsi d'acqua, utilizzando schemi animati, foto, documenti, leggi, studi ufficiali e articoli di giornale, in modo da rendere accessibile l'argomento anche ai non esperti. E visto che gli eventi in Arquata hanno interessato spesso terreni ricoperti da boschi, per i quali in molti casi sono state fatte ordinanze di taglio, è stato richiesto anche l'intervento di un esponente del Corpo Forestale dello Stato per illustrare le modalità di taglio più opportune in casi del genere, eventuali deroghe alla normativa forestale e il tipo di essenze più adatte a contenere i fenomeni. A Novi Ligure invece dopo le piogge arrivano i primi numeri. Ammontano a circa 10 milioni di euro i danni dell'alluvione del 13 ottobre, una stima però ancora per difetto. La notizia è stata data nel corso della recente commissione congiunta Lavori Pubblici e Urbanistica. Il calcolo comprende abitazioni e beni privati, attività economiche e agricole e strutture pubbliche. E ancora, dirottare i finanziamenti del Terzo Valico alla messa in sicurezza del territorio è stato ieri mattina il tema di una conferenza stampa organizzata dal movimento NOTAV Terzo Valico, che si è tenuta a Genova nell'atrio di Palazzo Ducale. Per il movimento le recenti alluvioni che hanno colpito le vallate liguri e basso piemontesi hanno evidenziato l'urgenza di intervenire per la messa in sicurezza del territorio. Se si percorrono le valli interessate dal progetto del Terzo Valico, si scopre come cantieri aperti abbiano contribuito ad aggravare la situazione. Per il movimento si tratta di una vera e propria via crucis da Trasta sino al basso pieve di Novi Ligure. Un'altra serata a sostegno delle popolazioni di recente alluvionate, questa volta a Castelletto d'Orba, è stata organizzata a Silvano. Il resoconto nel servizio di Bruno Mattana. Un grande momento di solidarietà a Silvano d'Orba per gli alluvionati di Castelletto d'Orba. Presso il Teatro Soms si è svolto uno spettacolo benefico proposto e indicato dalla Fondazione Gaber, dal titolo Gaber se fosse Gaber, scritto e interpretato da Andrea Scanzi, da tempo portato in scena sul palcoscenici nazionali, dove ha riscosso un notevole successo di pubblico e di consensi di critica. Un'iniziativa per non dimenticare alluvionati e volontari. Lo spettacolo è stata una riproposizione, attraverso immagini anche inedite, del Gaber Persiero. La serata è stata un segno di gratitudine a quanti non hanno esitato a mettersi a disposizione durante i giorni del post-alluvione, dimostrando comprensione e solidarietà alle comunità vicine. Anche un messaggio per non dimenticare le numerose famiglie e attività artigianali che hanno subito forti perdite economiche a causa dell'inaudita violenza con cui sono straripati i rii che attraversano il centro abitato di Castelletto. Un'iniziativa tra le tante a compendio e supporto di quelle già messe in calendario dall'amministrazione comunale castellettese, prima fra tutte la 3 giorni pro alluvionati. Le affinità e legami tra Castelletto e Silvano sono molteplici, non si esauriscono nella continuità territoriale. Storia, cultura, tradizione e solidarietà li uniscono e sono elementi utili e necessari alle piccole comunità per affrontare e cercare di risolvere insieme le attuali numerose criticità. L'amministrazione ha colto lo spirito di collaborazione e di servizio di tutte le associazioni silvanesi che hanno partecipato ad una raccolta fondi da destinare alle famiglie colpite. Con molto piacere l'amministrazione...
L'azione ha tenuto la piena adesione della Fondazione Gaber alla presentazione dello spettacolo, ancor più grata ad Andrea Scanzi, resosi immediatamente disponibile con la gratuità della partecipazione, un segno di grande umanità e sensibilità da parte sua. Si intitola I Carabinieri e il Monferrato ed è l'ultimo libro scritto dal giornalista Roberto Paravagna che in 180 pagine ha raccontato la storia di 8 personaggi dell'Arma dei Carabinieri inserendoli nel territorio a cavallo tra la provincia di Alessandria e quella di Asti in un mix di storia e turismo che esalta sia l'operato dei protagonisti che i luoghi monferrini come meta turistica. Paravagna nel suo volume analizza l'operato dei generali Bastiano Baucci, Angelo Francesco Carenzi, Alessandro Negri, Umberto Rocca e Paolo Spingardi e dei carabinieri Giovanni Boccaccio e Giovanni Battista Scappaccino che si distinsero durante la loro missione nell'Arma tanto da diventare un baluardo. La prima parte del libro è dedicata alla storia dei carabinieri il cui corpo quest'anno compie i 200 anni dalla sua fondazione. Tra poco nella pagina sportiva Spazio al Calcio con il punto sulla situazione delle formazioni della provincia d'Alessandria impegnate nei campionati di Serie D ed Eccellenza. Il pezzo è di Gianluca Ardiani, poi meteo e notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci alle prossime edizioni.